Da luglio solo 11 medici ortopedici divisi nei 3 ospedali molisani. Per il primario Pancrazio-La Floresta occorre un accorpamento in un'unica sede per far fronte alla carenza di personale. Riforma della giustizia, interessante confronto a Campobasso in vista del referendum del 12 giugno tra gli ospiti d'eccezione l'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio. Caro gasolio, armatori e pescatori di Termoli annunciano lo stop per la terza settimana consecutiva, la decisione questa mattina al termine di una riunione infuocata. Dal Consiglio Comunale di Termoli arriva il sì alla lottizzazione di alcune strade come patrimonio comunale. A partecipare ai lavori dell'assise civica anche i rappresentanti del Comitato di Via Udine. Disturbi specifici dell'apprendimento, diagnosi multidisciplinare, nuove linee guida, Campobasso, focus sul tema, gli esperti, fondamentale la diagnosi e il giusto approccio. E infine lo sport, calcio, Lega Pro, il Campobasso annuncia l'arrivo del tecnico pescarese Fabio Prosperi, ex Vasto Girardi, eccellenza, Lisernia attende l'Acragas a Lancellotta. Bentrovati con la nostra informazione in apertura alla sanità con i problemi di ortopedia. Da luglio solo 11 medici ortopedici divisi nei 3 ospedali molisani. Per il primario Pancrazio-La Floresta occorre un accorpamento in un'unica sede per far fronte alla carenza di personale. Sentiamo Andrea Vertolo. Anche nei reparti di ortopedia degli ospedali molisani preoccupa la carenza di medici specialisti, un dato che si affianca ad un'ulteriore criticità, quella della mobilità passiva sempre più costante in regione. E così la seconda giornata nazionale dedicata all'ortopedia e al rapporto medico-paziente diventa anche l'occasione per analizzare lo stato di salute dei diversi reparti. Ai nostri microfoni il primario di ortopedia e traumatologia del Cardarelli di Campobasso, Pancrazio-La Floresta. È importante per noi che i nostri pazienti sappiano cosa si possono aspettare da noi e anche che noi riusciamo a spiegare al meglio quali sono le nostre possibilità tecniche, perché spesso vediamo in giro degli interventi miracolistici che non sempre sono possibili e molto spesso sono solo pubblicizzati. Entrando nel dettaglio un po' delle problematiche dell'ortopedia in generale, anche qui in Molise ci sono diverse criticità. Il Molise soffre di problema di carenza di medici specialisti ortopedici, è un problema che riguarda tutta Italia, ma il Molise forse è un pochino acuito dal fatto che abbiamo ben 3 strutture ospedaliere e il numero degli ortopedici attualmente in servizio è solo di 12 e uno se ne andrà a luglio, quindi rimarremo in 11 e questo penalizza tutte le strutture, ma in particolare quella di Campobasso, perché è l'ospedale più grande della regione, quello che dovrebbe e deve rispondere alle esigenze e alle richieste più importanti dei pazienti. E cosa si potrebbe fare, cosa ci si augura per il futuro? A parte l'aumento del numero degli ortopedici, non sempre facile perché gli ultimi concorsi non sono riusciti a portare un numero sufficiente di colleghi, ma probabilmente è un problema politico, cioè bisognerà scegliere se è ancora logico avere tutte queste strutture, oppure se non si potrà accorpare, concentrare alcuni tipi di servizi in alcuni ospedali. Ed ora un aggiornamento sull'andamento della pandemia in regione con l'ultimo bollettino diramato dall'azienda sanitaria regionale che riferisce di un decesso. Si tratta di un 70enne di Frosolone, paziente di malattie infettive e di un nuovo ricovero. I degenti al Cardarelli sono ora 10. 124 invece i nuovi contagi, 7 persone positive al tampone molecolare, 117 all'antigenico su 1051 esami processati. Il tasso di positività è dell'11,7%, 552 i guariti e così i molisani attualmente positivi alle prese con il virus sono 3.595. Ed ora la riforma della giustizia, interessante confronto a Campobasso in vista del referendum del 12 giugno. Tra gli ospiti d'eccezione l'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio. Ce ne parla Pierluigi Boragine.
Il 12 giugno si vota in un unico giorno per 5 referendum sulla giustizia. Riguardano le firme raccolte per candidarsi al CSM, il voto degli avvocati nei consigli giudiziari, la separazione delle funzioni tra giudici e PM, le misure cautelari e l'abolizione della legge Severino. L'argomento è stato trattato nel corso di un confronto organizzato dall'Ordine degli Avvocati e moderato dal commissario regionale della Lega, l'avvocato Michele Marone. Decisamente sì, andiamo a votare perché il sistema giustizia, l'attuale sistema giustizia, evidentemente non funziona. Tra gli ospiti d'eccezione l'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio, collegato da remoto, che si è soffermato sul fenomeno dell'astensione. Il pericolo cioè dell'astensione che si associa a una fisiologica disaffezione alle urne da parte degli italiani, anche per elezioni politiche e amministrative, per cui sarebbe scorretto e quasi sleale voler cumulare le eventuali astensioni con le ragioni del no. Tra i quesiti più dibattuti c'è senza dubbio il numero 3, la separazione delle funzioni. L'obiettivo dei promotori è di raggiungere un primo stadio di separazione delle carriere tra pubblici, ministeri e giudici, eliminando la possibilità di passare da una funzione all'altra. In questo modo, secondo i sostenitori del sì, il sistema giustizia si riequilibrerebbe perché non ci sarebbero più commistioni tra il magistrato che giudica, che deve essere terzo e imparziale rispetto sia all'accusa che alla difesa, ed il magistrato che svolge le indagini e accusa. Occorre che il giudice sia terzo e imparziale, cioè c'è questa aggiunta nel dettato costituzionale al fatto che il processo si svolga in posizione di parità, non soltanto in posizione di parità ma anche davanti a un giudice terzo e imparziale. Ci dobbiamo porre il problema se se il giudice che sia collega di uno, cioè se una delle parti che sia collega del giudice è in posizione di parità. Dobbiamo farci questa semplice domanda. È possibile parlare di posizione di parità delle parti, cioè o meglio di giudice terzo e imparziale, quando una delle due parti ha un particolare legame col giudice? Ma ci sono queste commistioni, ci sono le super procure a perorare le ragioni del no, e il giudice del Tribunale di Campobasso, Roberta D'Onofrio. Andiamo al nocciolo del problema. Qual è la ragione per la quale nasce questo quesito? Perché si contesta si contestano i poteri eccessivi e concentrati di queste super procure, che avrebbero dei poteri eccessivi e che creerebbero addirittura una sorta di appiattimento delle decisioni da parte dei giudicanti. Ora, io mi voglio affacciare alla realtà, i numeri. Esiste nella realtà questo appiattimento? Le statistiche lo sconfessano completamente, perché il 50% delle decisioni sono di assoluzione nel nostro sistema attuale vigente. I problemi della giustizia sono evidenti e innegabili, ha continuato la D'Onofrio, su tutti l'eccessiva durata dei processi, ma i quesiti referendari in oggetto aiutano a risolverli? Io contribuirei al cambiamento della giustizia, e questa è la premessa metodologica e funzionale che voglio esplicitare, purché questo cambiamento sia con certezza un miglioramento. Laddove io ritenessi che il cambiamento portasse ad un miglioramento, al 100% sarei per il cambiamento. E in genere sono per il cambiamento e per una campagna riformista, perché è innegabile che ci siano problemi nella giustizia. Contrasto all'abuso di bevande alcoliche o all'uso di sostanze stupefacenti alla guida. I carabinieri della compagnia di Isernia hanno intensificato i controlli soprattutto in orario serale. 7 persone alla guida dei rispettivi mezzi sono risultate con un tasso alcolemico di gran lunga superiore al consentito. Per altri 2 non è stato possibile accertarlo per il rifiuto espresso di sottoporsi all'accertamento con etilometro. Trattandosi di violazione di carattere penale, i 9 conducenti sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e i loro veicoli sono stati affidati a terzi. A tutti gli interessati è stata ritirata la patente di guida, che sarà oggetto di sospensione da parte della prefettura competente. Cambiamo ora argomento, torniamo sul caro gasolio. Armatori e pescatori di Termoli annunciano lo stop per la 3ª settimana consecutiva. La decisione questa mattina al termine di una riunione letteralmente infuocata, seguita dal collega Emanuele Bracone. Sentiamo.
La pesca molisana si ferma per la terza settimana consecutiva, prosegue dunque lo stato di agitazione della marineria. Condizione primaria per la sospensione resta la riduzione del prezzo del gasolio, ha puntualizzato nuovamente la presidente dell'Associazione Armatori Pesca del Molise, Paola Marinucci. La decisione di proseguire con lo stop è stata presa a maggioranza al termine della nuova accesa riunione di questa mattina nel mercato ittico di Termoli. Purtroppo la maggioranza ha votato per stare fermi, i costi del gasolio purtroppo sono elevati e quindi purtroppo per mare, anche se ci vogliono andare, non ci possono andare. Dall'Abruzzo, Molise, a questo punto, visto che abbiamo deciso, e tutta la Puglia e la Calabria stanno fermi. Il Tirreno non sta fermo perché fra una settimana inizia il fermo biologico. Se il prezzo del gasolio continua ad aumentare, proseguiremo lo stop ad oltranza, annuncia la Marinucci. Vogliamo inviare una richiesta di aiuto al presidente Toma, perché abbiamo visto che comunque ci è stato vicino, si è mosso a livello di conferenza Stato-Regioni, ci è venuto a trovare un giorno e vorremmo farci accompagnare dalle autorità politiche anche locali. I cittadini dell'ambito basso molisano potranno ora contare su servizi sociali aggiuntivi. Si tratta di un percorso rivolto a genitori e utenti in difficoltà che sarà erogato in 19 comuni da un team di esperti. Il progetto è stato illustrato nella sala consiliare di Termoli. Ce ne parla Valentina Ciarlante. Un sostegno alle famiglie che stanno scontando delle problematiche, a chi ha fatica arriva a fine mese, ai genitori che hanno bisogno di una mano per far quadrare il menage quotidiano. Questo è quello che garantisce la rete di imprese composta da Assel e Agora, grazie ai servizi che metterà in campo dopo essersi aggiudicata un appalto specifico dell'ambito sociale della zona basso molisana. Segretariato sociale, servizi a domanda individuali aggiuntivi offerti alla cittadinanza fanno parte di un percorso di assistenza presentato nella sala consiliare del comune di Termoli, città capofila di questa iniziativa che comprende 19 comuni e 42 dipendenti. Tanti sono gli operatori di una rete sociale che poggia le proprie basi su una serie di finanziamenti illustrati dal coordinatore dell'ambito Antonio Russo. I servizi implementati afferiscono al finanziamento del fondo povertà, quindi un fondo che contrasta le povertà ed è legato soprattutto alle politiche attive di inserimento sociale e lavorativo dei percettori beneficiari del reddito di cittadinanza, perché l'ambito territoriale sociale è anche l'autorità, diciamo qui nel Basso Molise, che gestisce tutte le politiche attive. Sempre al microfono di Emanuele Bracone, l'assessora alle politiche sociali del Comune termolese Silvana Cicciola ha rimarcato l'importanza di dare impulso al comparto, viste le tante emergenze che vengono registrate ogni giorno nella zona. Siamo riuniti con tutti i dipendenti della cooperativa per parlare di sociale, per parlare di territorio e capire insieme come poter andare avanti su questo tema molto molto difficile. Si parte, a me fa davvero piacere che le cose si sono risolte, perché dobbiamo dare risposta al territorio e ai cittadini di Termoli e non solo. Un'equipe di esperti, quindi sociologi, psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali, oltre ad altre figure, si occuperà di prendere in carico gli utenti e di fornire risposte precise. Il presidente di Assel Agora, Raffaele D'Elia, ha spiegato che ogni comune avrà a disposizione uno sportello con orari di front office dal lunedì al venerdì. Termoli è una realtà importante del Molise, è un settore che noi conosciamo bene e siamo da anni anche sul territorio dell'ambito sociale di Campobasso, quindi siamo onorati di lavorare su questo territorio e quindi stiamo cercando di creare le giuste sinergie con i dipendenti, con il coordinatore il dottore Russo e con il presidente dell'ambito, il sindaco di Termoli. A giugno inaugureremo anche la nostra nuova sede in via Dovido, angolo via Cannarsa, dove sarà presente anche uno sportello di patronato e uno sportello CAF. Restiamo a Termoli perché dal Consiglio Comunale è arrivato il sì alla lottizzazione di alcune strade come patrimonio comunale. A partecipare ai lavori del Consiglio anche i rappresentanti del Comitato di Via Udine. Sentiamo.
Con 11 punti all'ordine del giorno è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Termoli. Tra i diversi argomenti in discussione a destare maggiore interesse è quello relativo al piano di lottizzazione in località Contrada Casa La Croce, con la cessione gratuita delle strade via del Pesco e via del Melograno. Una vicenda che ha portato, dopo decenni, a realizzare i primi interventi di urbanizzazione, oggetto anche di mozione da parte dell'opposizione. In aula consiliare anche i membri del Comitato di via Udine e dintorni, rappresentato dal vicepresidente Francesco Morello, intervistato da Termoli Online. Morello ha lamentato che la vicenda non interessa unicamente le strade citate nell'ordine del giorno, ma che sono comprese anche via Trento e una parte di via Venezia. È stato sì eseguito un lavoro di messa in sicurezza, ma con i nuovi lavori per la fibra internet si va a rovinare l'intervento precedente e la strada continua ad essere gestita dai privati. Una mozione, quella di via Udine, presentata dalla minoranza che aveva seguito anche lavori di messa in sicurezza. Le strade sono non solo via Udine, ci sta via Lissa, via Po, via De Mandorli, l'ultimo tratto di via Venezia, insomma via Trento, e quindi non parliamo solo di una strada, parliamo di interi quartieri, parliamo di strade che sono ormai nel centro cittadino. Quindi noi vorremmo che questa diatriba, che praticamente ci sta facendo passare i guai, diciamo così, per il riconoscimento di questa cosa, perché noi non vogliamo, come sta succedendo adesso, che dobbiamo continuare a fare i guardiani della strada quando poi effettivamente non avremo questo compito. Il fatto che adesso abbiano cominciato a tagliare per far passare la fibra, eccetera, eccetera, ci mette insomma in uno stato d'ansia, perché rovinano quello che è stato fatto, l'intervento di messa in sicurezza, e la strada continua a essere ancora privata. Nel suo intervento il consigliere Michele Marone si è dichiarato favorevole ad acquisire le strade come patrimonio comunale, ma nel rispetto delle leggi. Dopo la sospensione dei lavori dell'assise civica per una conferenza dei capigruppo, utile a modificare il dispositivo della mozione da porre al voto, la stessa è stata poi approvata all'unanimità con l'impegno della messa a norma preliminare. Assegnato al giovane imprenditore di Boiano Stefano Priolo l'Award New Voices del Lions Club. La volontà di proseguire l'antica tradizione di famiglia e l'impegno nel sociale sono le motivazioni illustrate durante la cerimonia di consegna svoltasi a Palazzo Colagrosso. Sentiamo ancora Valentina Ciarlante. Promozione della genuinità locale e della solidarietà a tutto campo. Sono queste le caratteristiche del giovane imprenditore di Boiano Stefano Priolo, che sta portando avanti l'attività di famiglia, l'omonimo forno nato nel 1900 e che presto creerà nuova occupazione grazie a un ulteriore punto vendita sempre nella città matesina. È lui il destinatario della World New Voices, premio che il Lions Club assegna a figure del posto che si sono particolarmente distinte in ambito sociale e che possano essere prese ad esempio. L'esperienza di Stefano è un monito per i suoi coetanei. Ha scelto di restare invece che tentare di esportare la sua impresa fuori regione o fuori nazione. Ha scelto proprio la sua Boiano, proseguendo la storia di famiglia e con la nuova attività darà lavoro e speranza a tante persone. Questa è la motivazione, lo spirito del premio, così come è stato illustrato da Gabriella Angelica Rostani, presidente del Lions Club, durante la cerimonia di consegna che si è svolta a Palazzo Colagrosso. Tra gli ospiti dell'evento di Boiano, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, le due amministratrici comunali Carmen Romano e Raffaella Columbro, il comandante dei Carabinieri Edgar Pica e l'officer del premio della quinta, sesta e settima circoscrizione del Lions, Maria Rosa De Fabritis. A nome dell'intera associazione ha sottolineato il valore simbolico di un riconoscimento che, particolarmente in un periodo di rinascita come quello attuale, vuole rappresentare uno sprone per le nuove generazioni a impegnarsi sempre di più in favore del prossimo. Ci occupiamo ora di disturbi specifici dell'apprendimento, diagnosi multidisciplinare e nuove linee guida. A Campobasso, convegno sul tema. Sentiamo. A Campobasso, focus sui disturbi specifici dell'apprendimento, affrontati in un'ottica multidisciplinare con il coinvolgimento di medici, psicologi e terapisti.
a un evento che abbraccia in maniera olistica tutte le professioni, proprio per migliorare e ottimizzare il processo di cura dei cittadini che hanno questi disturbi specifici dell'apprendimento, soprattutto alla luce del PNRR, della missione 6 e delle case di comunità che nasceranno sul nostro territorio, le case di comunità hub, che avranno anche all'interno, ed è fortemente raccomandato, i servizi per la dipendenza, per la neuropsichiatria infantile e appunto per i disturbi specifici dell'apprendimento. Diagnosticare precocemente DSA è fondamentale, in quanto spesso questi disturbi sono associati ad altri di tipo emotivo e comportamentale che, se sottovalutati, possono costituire un fattore di rischio per il futuro benessere psicologico dell'individuo. I disturbi specifici dell'apprendimento possono manifestarsi solitamente con l'inizio della scolarizzazione, ma possono comparire durante tutta la fase evolutiva. E quello che è importante sottolineare è che i disturbi dell'apprendimento sono dei disturbi a patogenesi organica, quindi geneticamente determinati. Le numerose ricerche a livello nazionale ed internazionale sottolineano l'importanza di lavorare nell'ottica della prevenzione e quindi di intervenire precocemente, già a partire dalla scuola dell'infanzia, con una serie di valutazioni e di osservazioni che possono essere fatte sui prerequisiti della lettura, della scrittura e del calcolo. A livello regionale ci sono stati diversi progetti che sono stati attivati negli anni passati, sia nelle scuole dell'infanzia che in collaborazione con i pediatri, e speriamo di riuscire a portarli avanti. L'evento è stato patrocinato dall'Ordine dei Medici. Ma è uno di quegli eventi nei quali si parla di patologie sommerse, sottovalutate in qualche maniera, che hanno una connotazione invece piuttosto ampia. Prende in considerazione gli psicologi, i logopedisti, i pediatri, i medici di medicina generale, in un aspetto olistico del paziente affetto da disturbi di questa natura, che sono disturbi anche di estrema importanza, che si riverbereranno sicuramente anche nell'età adulta del paziente. Fedeli in adorazione tutta la notte a Isernia, si è conclusa nelle scorse ore in piazza 10 settembre la manifestazione che un gruppo di laici, unitamente alla Curia, ha organizzato ogni venerdì del mese dall'ottobre scorso. Dopo una breve processione, il gruppo di cittadini si è riunito davanti alla speciale capanna allestita dagli scout, appunto per l'adorazione eucaristica, in silenzio e con tante fiaccole a illuminare il momento. Il coro ha lietato una notte dedicata allo spirito, cui ha preso parte anche Monsignor Camillo Cibotti, vescovo della diocesi di Isernia Venafro, presenti anche diversi parroci della zona che hanno evidenziato il significato di questo momento e accolto i fedeli che volevano confessarsi. Cambiamo argomento, torniamo a Termoli, dove c'è stato il dibattito su pace e libertà organizzato dall'Associazione Italia Civile. Temi dati per scontato, ma oggi più che mai fondamentali, le parole di Francesco Fiardi, presidente dell'associazione, intervistato dal collega Emanuele Bracone. Sentiamo. Diritto alla pace e alla libertà, titolo e tema del dibattito promosso dall'Associazione Italia Civile per la 18ª edizione in occasione della Festa della Repubblica e della Costituzione. Parlare di pace oggi è più che mai attuale e fondamentale, anche alla luce del conflitto in atto in Ucraina, puntualizzato Francesco Fiardi, presidente di Italia Civile. Che serve parlare di pace, di Costituzione, no, serve, bisogna coltivarle queste cose, cioè non darle per scontate, abbiamo le prove. Valori fondanti e non valori acquisiti. Sì, sono fondanti perché in quel momento storico che è stata scritta la Costituzione, naturalmente la dittatura, la guerra, la fame, la voglia di pace, la voglia di far partecipare il popolo direttamente, non si sarebbe potuta scrivere in altri momenti questa bellissima nostra Costituzione. Teniamocela cara. Un dibattito sentito e partecipato che ha ribadito come la pace vada costruita e difesa giorno per giorno, perché rappresenta la condizione necessaria della democrazia. Bene, allora scopriamo insieme che tempo ci aspetta per la giornata di domani.
Previsioni del tempo per domenica 5 giugno. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Venti deboli, mare poco mosso, queste le temperature nei maggiori centri della regione. Campo basso minima 23, massima 35. Isernia minima 19, massima 34. Termoli minima 22, massima 30. Venafro minima 20, massima 34 gradi. Bene, dunque bel tempo anche per la giornata di domani. Noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, linea alla regia, e poi torniamo subito dopo con l'ampia pagina sportiva. Tra poco. Ben ritrovati con lo sport, che apriamo parlando di calcio. Sarà l'ex tecnico del Vasto Girardi, Fabio Prosperi, a guidare il Campobasso nella prossima stagione. In mattinata è arrivata proprio l'ufficializzazione. Vincenzo Ciccone. Fabio Prosperi è il nuovo allenatore del Campobasso. La notizia, nell'aria già da diverso tempo, è stata ufficializzata dal club rossoblù in mattinata con un comunicato sul proprio sito internet. Città di Campobasso, si legge, comunica che Fabio Prosperi è il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione di Lega Pro 2022-2023. In queste ore, nella sede del club, il tecnico pescarese ha sottoscritto il preliminare di contratto. L'incarico sarà intrapreso a partire dal 1 luglio 2022. A mister Prosperi un caloroso benvenuto nella grande famiglia rossoblù. Reduce da un biennio di assoluto spessore con il Vasto Girardi, con cui ha ottenuto in entrambi i casi la salvezza, in largo anticipo la scorsa stagione, passando per la porta di servizio dei play-out contro il Castelnuovo Volmano nell'ultimo torneo, il nuovo trainer rossoblù ha saputo mettere in vista i propri elementi di punta tramite la propria azione. Nello scorso torneo fu il bomber albanese Mercai, per molti in procinto anche di passare al lupo in corso d'opera. In questo, i vari Guida, Salatino, Alagia e Guadalupi, che stando ai rumors di mercato, potrebbero andare a completare l'organico rossoblù. Il presidente del Vasto Girardi, Andrea Di Lucente, con un comunicato ha voluto salutare il tecnico Prosperi ed il direttore sportivo Cangi. Li ringrazio, scrive il numero uno giallo celeste, per l'enorme lavoro che hanno svolto con il Vasto Girardi. Ci siamo salvati ai play-out con una squadra giovane e combattiva, proprio come l'avevo immaginata sin dal via. Con loro, conclude, siamo diventati una grande famiglia. Vincere come unica soluzione per andare avanti. L'Isernia San Leucio non ha altri risultati per poter proseguire nel percorso che porterebbe verso la Serie D. La vigilia della sfida con l'Acragras nel prossimo servizio. Ottenere un successo per andare avanti e prendersi il turno di finale contro la vincente del confronto tra Martina Franca e Ionica Football Club di Santa Teresa di Riva. E questo è l'obiettivo del Città di Isernia San Leucio, che domani pomeriggio, con calcio inizio alle ore 16:30, nel rettangolo amico del Lancellotta, andrà ad affrontare la Cragas per il ritorno del match disputato domenica scorsa in Sicilia e chiuso a reti bianche. In tal senso, il tecnico dei Pentri, Pierluigi De Bellis, punterà su tutti i propri senatori, schierando il miglior 11 per riuscire ad andare avanti. In effetti, il pareggio nei tempi regolamentari o negli eventuali supplementari condannerebbe la formazione biancoceleste. Di fatto, il match, in caso di ulteriore parità, si prolungherà ai rigori per determinare una vincitrice. A Lancellotta, tra l'altro, è previsto il pubblico delle grandi occasioni, con Mingione e Panico, inoltre, che hanno acquistato alcuni tagliandi, omaggiando i tifosi che avevano dato vita alla trasferta sino in Sicilia. Dalla loro, gli isolani sono giunti già in Molise ed in mattinata hanno sostenuto la seduta di rifinitura a Venafro. A dirigere il match sarà Matteo Moncalvo di Collegno, con assistenti Stefano Vito Martinelli di Potenza e Luca Chianese di Napoli. Ed ora una notizia di judo. Termina agli ottavi l'esperienza di Luigi Centracchio al Grand Slam in Georgia. Dopo aver superato agli Emirati Arabi Uniti, si è dovuto arrendere per tripla penalità comminatagli all'Uzbeko Yudolshev.
Ed ora dal judo al podismo, torna l'appuntamento con il grande podismo. Domani a Venafro si svolgerà la 20ª edizione del trofeo San Nicandro con un cast di tutto rilievo che avrà negli azzurri Daniele Meucci e Daniele D'Onofrio le prime punte. Partenza prevista per le ore 18:30 per l'evento curato dall'Atletica Venafro del presidente Massimiliano Terracciano. 10 i chilometri da percorrere nel novero di un tracciato di 3.333 metri da ripetere 3 volte. E torna all'appuntamento con la giornata nazionale dello sport. Domani in 4 centri della regione ci saranno gli eventi coordinati dal CONI Molise. Nello specifico i principali centri motore saranno i 2 capoluoghi, Campobasso e Isernia, dove sono in programma dimostrazioni e ci sarà uno spazio anche per la sensibilizzazione sui temi del sociale. Bene, questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci.